Grazie a lei. Allora, continuiamo con gli interventi. Il consigliere Trivisonno. Sì, grazie Presidente. Io innanzitutto, come dire, devo dire che sono felicissimo di un'iniziativa del genere, bella, l'abbiamo subito condivisa in consiglio. Avevo segnato solo, diciamo, un paio di riflessioni rapide e soprattutto una domanda. Allora, sulle riflessioni rapide mi piace quando viene citato il primo sciopero scolastico per il clima, il Friday for Future, che noi abbiamo ospitato quei ragazzi, abbiamo avuto un modo di interloquire, e siccome si parla di giovani, mi piace questa cosa, il pensiero divergente, ecco, io credo che non debba essere limitato, è una riflessione ovviamente, non debba essere limitato ai giovani, dovremmo tutti conservare un po' di pensiero divergente, secondo me in modo particolare chi vuole far parte delle istituzioni. Non è il momento di convergere, è il momento di divergere, secondo me, soprattutto chi decide di amministrare una città come Campobasso, come il Molise, c'è poco da confermare e da conservare, c'è tanto da inventare di nuovo e il pensiero divergente aiuta, quindi mi piace quella citazione e spero che l'assessore possa anche contribuire con quegli atti, perché ci furono degli atti in Consiglio Comunale diversi di tutti i partiti, non era una questione di... insomma, che sono stati presentati e potrebbero essere una base di partenza. La seconda riflessione, sempre molto per andare sul rapido, è questa questione degli usi civici. Quando si cita chi è nato in Molise, ok? Qui c'è una riflessione e domanda. Io diciamo che vedo, quando si parla di tradizioni, conoscenza, memoria, a questo punto aggiungerei una parola che per me è fondamentale, che è radici. Non l'ho trovata perché non l'ho letto con attenzione, ovviamente. Ok, però richiamare questo aspetto è fondamentale e voglio capire come si fa e che contributo si può dare. Siccome questa terra, giusto perché è gestita male e non la si sa pilotare, diciamo, e condurre nel futuro, spesso viene messa in discussione anche come esistenza, ma non il Molise non esiste, lo slogan, non deve esistere neppure come, diciamo, realtà amministrativa e territoriale. Giusto perché non si è capaci, conviene rinunciarci. E io sono assolutamente contrario a questa visione che attraversa tutti i partiti. Allora dico, anche il richiamo alle radici, perché far capire che questa terra appartiene anche a chi se n'è andato, che è il nostro dramma sostanzialmente. Anche chi non c'è più, e come facciamo, per esempio, a immaginare un momento del quale, o virtuale o fisico, chiunque abbia lasciato questa terra possa in qualche modo tornarci, virtualmente, fisicamente, perché no, cominciare a pensare di ritornarci invece proprio poi a vivere. Grazie. Sì, sì, grazie al consigliere Trivisonno. Prego la parola al dottor Frenz. Io condivido appieno, però quando ci diamo del tu, perché ecco, hai ragione, troverai scritto che il progetto è intergenerazionale ed è transnazionale. Il fatto che sia transnazionale significa proprio che andiamo a prendere le radici, perché chi è fuori da questa terra, chiunque di noi ha avuto come dire, la fortuna o la sfortuna di vivere un periodo della propria vita all'estero, secondo me dopo un mese dava fuori di matto perché voleva tornare a casa. Allora proviamo ad immaginare persone che per necessità sono state letteralmente diverte, strappate, ecco, le radici alle quali tu facevi riferimento prima. Ti anticipo questo, chiaramente per motivi di sintesi non si può scrivere nelle linee guida del progetto, ma sugli usi civici noi inviteremo tutti coloro i quali... No, i proprietari sono loro, non c'è proprietà, proprio perché è di nessuno e di tutto, è di tutti. Ogni volta che saranno piantati alberi, gli alberi porteranno i nomi di quelli che stanno fuori. E tornando al discorso della legalità, io ho saltato un passaggio che è fondamentale. Se abbiamo i 300 e rotti ettari, ma perché non pensare ad esempio ad un parco cittadino dove le persone possano incontrarsi e prepararlo in qualche modo, come preparare la città a quello che diventerà dopo? Perché se qui, se questa è stata la città giardino, è perché c'è stata una visione. Non costruisco, non metto prima il cemento e poi faccio il verde, faccio esattamente il contrario. Ricordate la farfalla di Romer Cenaro?
un'intuizione geniale, però è una cosa che è rimasta sulla carta. Dunque, se noi continuiamo ancora con questo discorso del suolo, dobbiamo andare in direzione diversa, perché questi sono animali dotati di anima, ma quelli allo stesso modo, anzi, a questi devi dargli da mangiare, quelli non chiedono niente e ti danno pure i frutti in cambio, concetto di gratuità sul quale si regge il progetto. Gratuità, che non significa gratis, ma è gratuità. Chi vi parla è un anno che sta lavorando a quella cosa. Felicissimo, perché è qualcosa che viene donato alla collettività. Mangiafuoco non fallirà, perché nel momento in cui verrà presentato non sarà più colpa di chi lo ha proposto. È una proposta, non è un'imposizione. Può diventare anche un flop, ma ognuno di noi, a partire da questa amministrazione, ha fatto qualcosa, ha fatto il proprio. Adesso dobbiamo aspettare la risposta più forte, che sarà quella dei cittadini. E vi anticipo questo: se noi riusciremo a superare il 18%, a portare dalla nostra parte il 18% dei molisani, questo progetto sfonderà in tutto il mondo. Grazie. E a questo punto c'è il consigliere, l'intervento del consigliere Pascale. Chiedo scusa a tutti, purtroppo è partita più tardi la commissione, pensavo per le 6 di... Va bene. Non voto io. Buon lavoro, grazie, con noi ci sentiamo. Buonasera. Grazie dottore per la presenza, per aver portato con puntualità tutte le osservazioni sul progetto. Io stimo particolarmente queste associazioni che lavorano senza scopo di lucro, lo dico veramente, perché fare associazionismo è difficile, è dura, richiede impegno e toglie tempo ad altro. Guardando, ho letto il progetto in grosse linee, guardavo un attimo i patrocini, mi veniva da farle qualche domanda. Io mi occupo anche di ambiente in provincia, sono un consigliere anche provinciale, e mi chiedevo la prima cosa, non vedendo il patrocinio della provincia, chiedevo, poi ho visto anche che sono presenti alcuni comuni che appartengono anche non sulla zona del Basso Molise, che sul tema degli incendi, come sappiamo, sono zone che vengono, specialmente in questo periodo che andiamo verso l'estate, sono aree che vengono particolarmente colpite. Quindi mi chiedevo se c'è stata una diciamo, il progetto è stato allargato, sono state fatte richieste e non è stato concesso il patrocinio, o questi comuni sono comuni che hanno collaborato in un certo senso nel progetto e oggi ce li ritroviamo, perché adesioni così ampie, partendo dall'università, che condivido assolutamente, anche alcune associazioni che citava il consigliere Esposito, però non vedendo la provincia e tantomeno la regione, visto che l'associazione non vedevo il logo della regione. Ah, c'è il logo Molise, quindi manchiamo veramente solo noi come provincia. Mi chiedevo questo principalmente, poi per il resto condivido appieno il progetto che è stato portato. Grazie. Allora, la parola di nuovo al dottor Frenza. Prego. Allora, intanto ringrazio per la segnalazione, però per correttezza prima verso me stesso devo dirle questo, che no, guardi, io amo le critiche perché sono momenti di passaggio costruttivi, così come ha ricordato prima giustamente il consigliere. È una mancanza, lo devo ammettere pubblicamente, è una mancanza mia, perché mi occupo io di tenere tutti quanti i rapporti con gli enti e con le istituzioni. Non ho avuto, la prego di credermi, proprio il tempo materiale, perché tutti i comuni interessati, a cominciare da quelli del Basso Molise, proprio perché quelli più colpiti, hanno ricevuto a mezzo PEC l'invito ad aderire. L'invito, prendo pubblicamente l'impegno, non domani, appena finiremo, io andrò a casa e invierò a tutte e due le province l'invito a partecipare. E mi scuso, ma non volevo assolutamente essere un atto esclusivo, anzi qui
chiunque viene è veramente il benvenuto, è veramente il benvenuto, dunque non c'è preclusione per nessuno. Io altrettanto pubblicamente le do la disponibilità al... Perfetto, poi ci scambiamo i biglietti da visita in modo tale da... Grazie. Bene, a questo punto se non ci sono altri interventi, come mi pare non ci siano, io ringrazio tutti i presenti, naturalmente anche il nostro ospite, il dottor Frenz, è stato veramente un momento di confronto interessante, noi tutti ci auguriamo che questa iniziativa possa vedere la luce al più presto. E alle 18.01 chiudiamo la seduta.